Ciao Ayu, benvenuti dal vostro amichevole Nanno De Arete e da Yugi in Egitto si sta la variante, perciò usa la mascherina per fare questo video insieme. Niente sponsorizzato da Konami, però ve lo fa vedere ogni tanto dopo 4 anni. Se lo facevano non di cartone, lo mettevo fuori, era proprio figo. Konami o chi per esso, se mi fate questa richiesta, vi pompo ancora di più i vostri prodotti, però dateci dentro. E niente, con Yu-Gi-Oh! Vi vado a finire questo mese di luglio tutti i miei acquisti. Sempre assai, aumentano. E abbiamo qualche fine e qualche inizio, buon inizio, cattivo inizio, e poi il solito, iniziamo dalla fine. Ci abbandona Platinum End. Io ci ho sempre parlato bene di questo manga, mi piacciono entrambi gli ideatori, Oba come storia, Obata come disegni. GG per loro. Bell'opera, e con un finale che per forza di soddisfare tutti. Non voglio fare spoiler, ma qualsiasi cosa commentate, vedo di fare un video a parte, anche se penso che lo farò lo stesso, però supportatemi. Figo, bellissimo, e per l'occasione, come direbbe Yu-Gi-Oh! Francesco, la Peasant Edition che ho preso a 1 euro. L'unica cosa, se mi faceva la costina diversa ero più felice, però dai, un volume in più, dopo nel 2030 mi compro mezza casa. Oh, e l'altro finale invece, parlando di cose serie, Haikyuu di Haruhi Furutate, con questo bel Shikishi, sì, alla one take l'ho detto, con il numero 45 mi mancava tipo dal 40, dopo la partita, l'ultima partita diciamo delle scuole. Lì mi sono fermato e ho aspettato per leggere tutto, oh, a un fiato. E dai, ci sta, comunque è un manga bello per la sua semplicità. Non Figa anche l'idea finale, come sia come finale, come arco narrativo finale, un tutti contro tutti, figo. E è iniziato, allora, vabbè, loro due che sono Beyond the Clouds e Blue Lock, ci sono già i video sul canale, andate a vedere i video, non vi dico niente e passo con l'ultima novità, con un tacchino speziato, i diari della speziale, la storia di Hatsu Yuga, quello col Byakugan, Neko Kurace e Itsuki Nanao. E pure i character design di Toko Shino, a quattro loro l'hanno fatto. Bello. Però non credo di farlo, già faccio tanti manga con protagoniste femminili. Parla della storia di Mao Mao, mi piace il nome, porca miseria, però non mi ha entusiasmato. Che siamo nell'epoca feudale, è la serva della corte interna, comunque ha delle peculiarità a creare medicine, antidoti e altro, perché si è fatto anche se si è fatto da cavia, e si innamora, o ci sono un po' di innamoramento in giro nella corte. Una storia sfiziosa, però che non mi ha preso. Poi l'ho detto, faccio arte, faccio WeChat, oh, Shirayuki, cioè ce n'è. Il taccuino è simpatico, comunque sì, è da scrivere.
Oh, una bella trama, ma la regina d'Egitto, no, quella l'ho stoppata. Faccio sempre yes and for me, bello. Questo manca consigliatissimo. Siamo al volume 6, siamo quasi alla metà della storia. No, siamo alla metà della storia. Perché è già concluso in Giappone. Stiamo aspettando mese per mese. Veramente una storia carica di vita reale. È come se fosse una fiction, però vabbè, fatta bene. Ci saranno fiction, ma io non è che sono informato, però come se fosse una bella fiction, un sacco di intrighi, amorosi, no, amicizie, lavori. Yugi, è di qualcosa. Mettiti di bella mascherina, a posto. E comunque facciamo tornei, vero? L'abbiamo detto, abbiamo prodotto, vabbè, ma chi segue il canale lo sa, mettete un like, iscrivetevi al canale. Le solite cose. Andiamo con, proseguiamo con la Panini, con una variant di One Punch Man numero 23. Questo volume non mi ha esaltato, forse i personaggi, più i personaggi, forse i protagonisti, cioè i protagonisti, i buoni, gli eroi, gli eroes, no, quello è un altro, gli eroi. Vabbè, se Saitama spicca un po' di più. Ogni tanto spicca un po', però non sono solo gli eroi che mi hanno un po' stancato, ma i nemici. Boh, non so dove vogliono andare a parare. Spero che velocizzano un po'. Lo so che vende, però, due palle. Bellissimo questo volume di Jujutsu Kaisen con una card, una cartolina di, non di cartone, una cartolina di carta. È bellissimo questo volume. Ci sta il passato di lui e del maestro. Bomba di volume, lo sapete, non faccio spoiler che è meglio, se no, però ho un progetto. Continuiamo con Panini, Black Clover e Fire Force. Oh, bastardi, bastardi quelli del manga che hanno interrotto il fumetto, cioè è finito il fumetto con una trasformazione. E perché? Io voglio sapere, potete aspettare, voglio sapere, voglio sapere. Fire Force, idem, pure questo. Stiamo qua, vabbè, secondo me su Fire Force siamo quasi verso la fine. A meno di questo arco narrativo, non credo che come Black Clover creeranno altri nemici. Non credo, però vabbè, vediamo la mente del mangaka. Però penso che Fire Force 32 volumi, un finale a mostro e siamo tutti contenti. Su Mirazuki Plunderer numero 13. Io non so fino a quando riuscirà sempre a stupire sto manga, perché veramente è un manga che stupisce ogni cavolo di volume, non dico ogni capitolo alla Promessa Neverland, però anche se è uno shonen proprio fantasy, mazzate, superpoteri, figo, 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 figo. E poi il simpaticissimo Spy X Family della grande Endo, una commedia fighissima, ritorna il fratello geloso del sicario pericolosissimo. Vabbè, è così, che va alla ricerca di lui, che la bambina al mercato comprò, anzi il cane al mercato comprò, però esce un nuovo personaggio femminile, altri intrighi. Poi, lo conosci questo? Questo è un fumetto fatto proprio come mamma l'ha fatto, italiano, di Pep, usai nipotino Pep. Domingo, simpaticissimo, consigliato veramente. Non pensare che tutti gli italiani siano popolari con le ragazze. È un manga veramente divertente, comico, scherza sugli italiani, sui vari stereotipi, anche provinciali, locali, tutti. Vabbè, l'Italia è la nazione degli stereotipi. No, stereotipi. E Matala, lo metto lì, insieme amico, che è pure ignorante com'è. Anzi, l'ignoranza, eccomi qua anche What's Michael, penultimo volume, numero 5, sempre qua tutto peloso. Finisce questa ignoranza col sesso.
un altro ignorante che finisce anche esso col numero 6, Yankees. Sempre manca sui gatti, sono gatti che nel fumetto prendono le sembianze di umani. Fighissimo, rappresentati come teppisti umani. Ce ne sono di tutti i colori. Poi c'è il numero 3 della grande Rumiko Takahashi da recuperare. Poi vabbè, mi trovo, vi faccio vedere anche altri due recuperi. I romanzi della Panini, 12,90. I taci il giorno, l'ho già letto, so già pure l'anime, però lo voglio tenere. E poi Sasuke la luce del mattino, adesso che posso me li tengo. Poi allora, no, vabbè, finiamo diciamo questa carrellata di novità con i due del mondo di My Hero Academia. Vabbè, questa è l'original, che poi uscirà un'altra novità a breve su My Hero. Il numero 28, cattivissimo Todoroki, non è vero, Shigaraki, lui, cattivissimo. Un casino esagerato e modo per lo passare alle cose forti. E poi Vigilante numero 10, volume marginale, anche se molto l'americano. Un'americanata, la sorella che diventa cattiva, la sorella, l'amica che diventa cattiva, e il buono adesso deve salvare l'amica che però ha gli occhi puntati da tutti. Mi stavo vedendo proprio Black Widow, oggi lo finisco. Anzi, devo andare a casa, finiamo. Questo è l'unico fumetto che veramente ho comprato e che non ho letto. Cioè non ho letto il 3, non ho letto il 2, ho letto l'1, sono stato male 3 giorni. Pure lui. Tu 5, mizzico. Demon Slayer 14, bellissimo, e questo personaggio è fighissimo in tutti i sensi, ovviamente. Perché no? Poi, allora, il 2 di Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, per gli amici Mimmo, ma pure questo è fatto da un sacco di persone. Dai, numero 2, un isekai che però io non faccio, non farò. Consigliato per chi non. Lo stesso discorso di prima, per chi non ha ancora letto, ha letto poco su certi argomenti, personaggi, trame. Questo è consigliabile, come consigliabile tantissimo, pure per i disegni, i diari della speziale. Avete capito il fatto? È lo stesso vale per Mushoku Tensei dall'altra parte. E poi abbiamo Zombie 100. Bello, questo è il volume 3, figo. Escono pure dei bei temi, dei bei temi su cui parlare, su cui ragionare. Mentre scappano, ritrovano il capo che serviziava il nostro protagonista, e lì il casino, soprattutto perché la ragazza si è unita al gruppo. E poi bello Game of Familia, peccato che è troppo troppo spinto. Altrimenti questo è un bello isekai. Ancora un po' di più, secondo me, di Mushoku Tensei, però ha quella parte molto spinta che non si può nemmeno definire erotica in certi casi. Vabbè, poi il numero 3 di La leggenda di Oda Saburo Nobunaga, che è di Sebui Kidara, di Kidara, però i disegni di Tetsuara, bellissimo. E poi figo, beh, mi ricorda molto il paese di Wa che sta leggendo One Piece. E il numero 5, concludiamo col botto, con Tokyo Revengers. Quante ne accadono anche qua, ne succede di tutti i colori, si ritorna avanti, indietro, e andiamo a fermare questa spirale che finisce sempre male. Che dici? Amico mio animale. Ah. E niente, raga, posso
Salutarvi, buona estate a tutti, buon proseguimento d'estate, seguitemi sui social, link in descrizione, vi voglio bene, al prossimo video, bella Wagyu, bella Yu-Gi-Oh! L'ho detto, ragazzi, l'ho detto, bella Yu-Gi-Oh!